Ciao ragazze, oggi riprendiamo il discorso dell'altra volta, cioè nel senso che l'altra volta vi ho detto come si abbiamo parlato delle stagioni, sì, ma vi ho detto anche come si pronunciano in giapponese. Oggi vorrei farvi vedere come si scrivono i loro kanji con le loro rispettive pronunce e ve lo mostrerò sulla mia lavagnetta. E prima ancora di fare questo, però, vi parlerò prima dei kanji per farvi capire cosa sono. I kanji sono quelli che noi chiamiamo ideogrammi e sono stati adottati dal Giappone nell'antichità e infatti provengono dall'antico sistema di scrittura cinese. E esistono due tipi di pronunce per i kanji, per ogni kanji. C'è la pronuncia kunyomi, che è la pronuncia prettamente giapponese, e la pronuncia onyomi, che è la pronuncia cinese. Nei manuali che magari usate per studiare giapponese, dizionari o anche solo dizionari per i kanji, troverete il kunyomi scritto, la lettura del kunyomi scritto sopra in hiragana, mentre invece la pronuncia onyomi scritta in katakana. Ogni kanji ha almeno due pronunce, ma purtroppo non è una regola, e infatti molti kanji hanno molto più di due pronunce, e anche se alcune sono poco note e vengono utilizzate raramente. Le parole combinate, cioè quelle costituite da più kanji, avranno una pronuncia onyomi, mentre invece le parole, cioè i kanji isolati oppure quelli accompagnati dai kana, cioè hiragana e katakana, avranno una pronuncia onyomi. Questa però non è una regola, infatti ci sono molte eccezioni, come per esempio Nihon, che viene pronunciata, anche se formata da due kanji, è pronunciata con una lettura kunyomi. Quindi, ricapitolando, i kanji sono formati da due pronunce, kunyomi, che è quella giapponese, e onyomi, che è quella basata sull'originale cinese. I kanji però possono avere più di due pronunce e infatti non è una regola fissa e useremo la pronuncia onyomi quando abbiamo parole combinate formate da più kanji, mentre quella kunyomi quando avremo i kanji isolati. Ora vi mostro come si scrivono i kanji delle quattro stagioni, Haru, Natsu, Fuyu, Aki. E vi farò vedere come si scrivono l'ordine dei tratti e le loro pronunce kunyomi e onyomi. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Matene! Ciao! Passiamo subito al primo kanji. Come potete vedere, cominciamo subito con il kanji di primavera, che come vi ho detto in giapponese si dice haru. Ora vi mostro come si scrive. Questo è il kanji di Haru. Scusate se non l'ho scritto nel migliore dei modi, ma dovreste sapere come mantengo la videocamera. Ora vi faccio vedere le due pronunce del kanji. Allora, quella kunyomi, cioè quella giapponese, e Haru, che si scrive così. Mentre invece quella onyomi si dice shun e si scrive così. Ora passiamo al secondo, che è quello di estate, che in giapponese si dice natsu, e vi mostro come si scrive il kanji. Tre. Uno, due, tre. Questo è il kanji di Natsu. La pronuncia kunyomi è appunto Natsu, che si scrive in hiragana così. Questo è Natsu.
Mentre invece la seconda pronuncia, cioè quella onyomi, può essere sia ka che ge. Ecco, questo è per esempio un esempio di quei kanji che hanno più di una pronuncia. In questo caso, onyomi. Questa è ka. Ora passiamo alla pronuncia ge. Il prossimo kanji è quello di autunno, che in giapponese si dice Aki, che molto spesso viene usato anche come nome per i bambini, in Giappone ovviamente. Allora, ora vi mostro come si scrive il kanji. Come potete notare, il kanji di autunno è formato dal kanji, anche dal kanji di fuoco, cioè questo. E quando iniziate a vedere queste cose, iniziate a ricordarvi meglio anche i kanji. Bisogna fare questi trucchetti per ricordarseli tutti. Ora vi faccio vedere le pronunce. Allora, quello con yomi appunto è Aki, che si scrive così. Aki, mentre quella onyomi è shu e si scrive così. L'ultimo kanji rimasto è appunto quello di inverno, che in giapponese si dice fuyu. Il kanji si scrive così. La pronuncia con yomi è appunto fuyu, che in hiragana si scrive così. Mentre invece la pronuncia onyomi è to, che si scrive così. Spero che questo video vi sia stato utile, scusate mille per come vi ho mostrato i kanji, spero di riuscirmi ad aggiustare, cioè a migliorarmi per i prossimi video, a trovare una sistemazione migliore per mostrarvi come si scrivono i kanji. Nel frattempo vi ringrazio tanto 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 per aver visto questo video e al prossimo, ciao!